Leporanese 2020, una serata alla grande con la show live band tributo a Pino Daniele, con due ospiti di assoluto pregio nazionale ed internazionale. Mi riferisco a Toni Esposito e a Nello Daniele, il fratello del compianto Pino Daniele. L'amministrazione ha voluto puntare su questa serata proprio per far rivivere, io dico sempre, l'ho sottolineato più volte, la napoletanità, quei sentimenti, quei colori. Ovviamente c'è il massimo rispetto delle norme anti-Covid, il distanziamento sociale, però è giusto che si riprenda a fare musica, a vivere con ovviamente la massima sicurezza. Sì, nonostante l'emergenza Covid-19 abbiamo voluto mantenere la tradizione dell'estate leporanese, quindi abbiamo voluto organizzare 4 eventi. Questa sera c'è l'esordio con questa band molto, molto importante, la Show Live Band, che si arricchisce, come hai già detto, dalla presenza di Nello Daniele, il fratello di Pino. Assomiglia molto, io l'ho visto adesso, sembra vedere Pino. Le gocce d'acqua. Sì, sembra vedere Pino anche nel modo di cantare, quindi. E poi chiaramente Toni Esposito, che insieme a Pino Daniele ha fatto la storia della musica napoletana, quindi rivivremo quei momenti che Pino sapeva creare, e quindi sono contento che c'è una buona partecipazione di pubblico nonostante, diciamo, il periodo di emergenza Covid che stiamo vivendo. Quindi ci prepariamo a goderci questo spettacolo e a passare una serata un po' diversa dal solito in questa stagione estiva un po' anomala. La Show Live Band, tributo a Pino Daniele, a un suo capo, un suo leader carismatico, Vincenzo Scrimiri. Beh, intanto voglio capire il significato di questo show, perché magari uno non leggendo, sentendo, dice show, invece no, show, che significa? Come la napoletana. Yadavin. Esatto, no, in realtà però noi ci siamo ispirati al primo album live di Pino Daniele, che si chiamava appunto Show Live, come questa maglietta, questo è il simbolo che abbiamo riportato come simbolo della nostra band. Tributo a Pino Daniele, la napoletanità incarnata in una persona. Sicuramente, cioè in Pino. In sì. Pino e nei suoi seguaci. Certo, ma non solo la napoletanità, perché poi il linguaggio di Pino credo che sia universale. Insomma, voglio dire, ha fatto scuola in tutto il mondo, quindi non è, è partito da Napoli, ma poi... No, ma io pensavo a Napulè. Mi fa venire i brividi, no? Cioè... Noi ogni volta che la riproponiamo. Poi devo dire, con grande orgoglio, posso dire che questo progetto, nato nel 2006, ha fatto un percorso importante, perché come questa sera spesso ci confrontiamo con i protagonisti che con Pino hanno fatto la storia della musica, ma anche, diciamo, un rapporto di amicizia e di familiarità. Questa sera abbiamo Toni Esposito e il suo fratello Nello Daniele, in passato tanti altri grandi artisti con cui abbiamo affrontato, diciamo, il palco, condiviso sia la musica che i momenti di conviviali. Insomma, è una bellissima storia. Là. Ci aspetta ancora buon domenica, ci stiamo sempre tutto rosso, perché il tempo non so giù nel rosso, guaglio, 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 guaglio. Comunque sono cose che non si spiegano, manco c'è un bravo mio che trasa la vita. Comune scende troppo universale, quindi comune è pigliato che in mano, è normale che poi si sbagli, sì, la vita è bello pure andare a fare.
Parliamo delle caratteristiche tecniche di questa band. In particolare questa sera siamo in quintetto con io che sono la voce, la chitarra di Matteo Magazzino, Leo Torres al piano, Piero Ancona al basso e Michi Genualdo alla batteria. E poi due grandi ospiti, Nello Daniele chitarra e voce, Tony Esposito alle percussioni, non c'è bisogno di presentarle. Allora Vincenzo, cerchiamo un po' di scoprire questa band, vediamo un po' chi ha un po' ha il coraggio di parlare, perché molti si vergognano un po', si intimidiscono. Beh, iniziamo a caso, poi chi parla parla. Ciao. Nome, cognome, ruolo. Allora, Michi Genualdo, batterista. Nica Leo, vocalista. Leo Torres, tastierista. Matteo Magazzino, chitarra. Il più giovane, il cucciolo della compagnia. Ancora più vecchio? Più o meno, sono nella media, bassista. Beh, chi vuol parlare? Veronica, la priorità alle donne. Beh, un ospite gradito, cosa ti ha preso, ti ha conquistato della Show Live Band? Beh, sicuramente una cosa che insomma io dico spesso quando mi chiedono di parlare insomma di Vincenzo e di tutta la band è il modo in cui loro ripercorrono comunque la vita musicale di Pino Daniele, facendola veramente loro, e non è semplice questo. Vedo più coraggioso, più spigliato davanti alle telecamere. Questa sera sarà una bella serata di musica all'insegna della musica di Pino Daniele. Poi abbiamo questi due ospiti, siamo onorati di avere Tony Esposito ancora insieme a noi, perché fortunatamente collaboriamo spesso con loro, quindi ci sarà Tony Esposito e Nello Daniele, quindi sicuramente sarà una grande serata di musica. Poi c'è una bellissima cornice, è un momento importante perché stiamo cercando piano piano di uscire dal Covid, ovviamente con il massimo rispetto delle normative anti-Covid, con il distanziamento sociale, però diciamo che è un messaggio di speranza, la musica vuol dire anche speranza. Certo. E questo che sia appunto di buon auspicio per noi e per tutti, che diciamo la musica possa dare speranza e che possa dare diciamo la possibilità a tutti di potersi un po' riprendere da questo periodo. Visto Vincenzo eri il più coraggioso a parlare, e ora dobbiamo scoprire i due big, gli special guest, Nello Daniele. Sì, facciamoli avvicinare, è Tony Esposito. Una serata particolare in cui non è un omaggio, ma è un ricordare che la musica è eterna, la musica, in particolare la musica di nostro fratello Pino. Questa è una serata bellissima perché, dicevo prima a Nello, che noi, per noi sono occasioni d'oro questo di vedere tante persone così, con modalità ben organizzate naturalmente, e questo è un grande segno di grande cultura e grande organizzazione, vedervi con le mascherine, vedervi distanziati.
questo, ma abbiamo bisogno di musica, non possiamo permettere anche in un momento così, un momento tragico, che la musica, che anche la forza dell'animo, anche il sostegno della nostra morale, che la musica venga totalmente oscurata. Per cui grazie al sindaco, grazie a chi ha voluto questa serata. Andiamo avanti, grazie. Beh, abbiamo degli special guest, Tony Esposito, percussioni. Beh, cosa vuol dire incarnare, rappresentare la napoletanità di Pino Daniele? Questo binomio bellissimo, Napoli e musica, Napoli e cuore. E abbiamo tanto bisogno di cuore in questi momenti difficili. In questo momento abbiamo bisogno di cuore, abbiamo bisogno di anima, abbiamo bisogno di musica che ci sostenga. E io ho vissuto insieme a questo grande autore, genio della musica, per tantissimo, ho collaborato per tanto tempo. Pino ha rappresentato Napoli, di una certa Napoli fantastica, di cui io mi sento anche parte, essendo anch'io napoletano. Per cui non è omaggiarlo né ricordarlo, è semplicemente rimettere in piedi per i più giovani quello che è stato un periodo bellissimo artistico, di grande valore musicale della nostra città Napoli. Ma quando io dico Napoli, in realtà dico un po' tutto il sud, perché è talmente simile da Napoli in giù. Parlo della Puglia, parlo della Basilicata, parlo di tanto. Il calore del sud, di questo minimo comune denominatore. Questo comune denominatore del sud va protetto, va preservato in questo momento, e l'arte è capace di poterla proteggere, perché l'arte è poesia. Non ci dimentichiamo che in un momento di grande crisi sono coraggiosi questi esempi ben organizzati e ben controllati, ma dove la musica non è, si rischiava che la musica morisse completamente quest'estate. Per cui queste iniziative sono da lodare, questo concerto. Certo, è un concerto fatto in un certo, con una modalità molto controllata, molto così, però che la musica non scompaia, che vive, che la musica sostenga. Per cui ben venga questa serata, ben venga la musica, e che ben venga la musica anche di Pino Daniele. Buonasera! Pino Daniele, Tony Esposito! Diciamo che noi siamo... che bella sta piazza, assembramento, no? No, no, è bella, veramente. Noi siamo in giro con Tony, quindi ci capita di... l'altra sera siamo stati in Abruzzo, quindi poi ne appoggiamo sempre la musica di Pino, la Vincenzo Show, la Show Live, diciamo è una cover band che esiste dal 2006. E quindi ci sono passati tanti, da grande Rino Zurzola, Gio Amoruso, Tony, tutti, quindi ci passo pure io, perché lui lo fa col cuore, lo fanno col cuore, ed è giusto che vadano appoggiati. E volevo appunto ricordare Tony, due compagni, l'ha detto Nello, che ci hanno lasciato, con cui abbiamo condiviso il palco tante volte, storicamente con Tony, e anche con Nello, due grandi amici che formano con Pino il trio delle meraviglie, dico io. Quindi volevo fare un grande applauso a Rino Zurzola e Gio Amoruso, che sono con noi su questo palco. Grazie a tutti. E con Tony condividiamo tante cose, anche brani. Nello, Daniele, voce, chitarra, lo dicevamo, Napoli è musica, il ricordo di Pino sempre presente tra noi. Lo dicevo prima a Vincenzo Scrimieri, quel Napulè è lirismo e poesia allo stato puro. Io amo Napoli, sono figlio di napoletano, tarantino, però devo dire che per me Napoli è la città più bella del mondo, ci sono stato 3 giorni fa, ha un suo fascino, ha tanti problemi, e Pino sapeva dare colore anche a una Napoli sofferente. Ma Pino, no, perché era Pino, perché adesso vogliamo, siamo di parte. Pino era molto avanti su tutto ciò che scriveva, anche 40 anni fa, quando scrisse Napulè, si collegava a dei fatti che ancora oggi accadono. Oppure quando disse questa lega è una vergogna, lo disse 25 anni fa, 30 anni fa, qui oggi siamo ancora... togliendo la politica di mezzo, però ci sono delle cose che lui stava avanti agli altri.
Ma non perché era avanti, perché era più intelligente degli altri. Sapeva forse valutare meglio gli sviluppi futuri? Sì, sì, anche come musicista, anche come faceva dei dischi in prospettiva, quello che lui ha fatto in passato, no? Cioè, non posso fare le stesse cose, ho detto quello che c'avevo da dire, adesso faccio altre cose. Sperimento la musica, perché lui come chitarrista andava avanti. Non importava a lui di stare a tema o di stare, di essere alla moda. Dopo oggi va il rap, Pino faceva il rap, no, oggi Pino non faceva il rap. È stato sempre se stesso, in una parola. Sì, è stato sempre se stesso, rispettando se stesso, prima se stesso come uomo, come artista e come musicista. Ha portato avanti le sue idee per tanti anni, ha preso tre generazioni, come sappiamo, no? Da padre, figlia, nipoti. Quindi è quella la cosa bella, che ha saputo e ci ha lasciato un patrimonio enorme, che noi tutti lo cantiamo. L'universalità del suo messaggio. Sì, 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 i messaggi sono tanti, ognuno è cresciuto, tutti siamo cresciuti con le canzoni di Pino, nel senso, io sono di parte, sono di famiglia, però dico che ognuno di noi, se ascolti un brano di Pino, ti riporta, più ascoltare un brano di Pino di 30 anni fa, tu ti ricordi quel momento, ascoltando quel brano ti ricordi magari dei momenti della tua vita. Siamo cresciuti tutto con quella musica. E adesso i giovani, diciamo il futuro a Napoli, Napoli sforna tantissimi artisti. Oggi ci sono tanti artisti, però ti dico, ritornare alla musica con i quattro strumenti, noi portiamo avanti quella scuola lì. Prima c'era la scuola del conservatorio, dei quattro strumenti, oggi vai a computer, ti informi, digitale, è difficile che nascono dei musicisti come, ecco, Joe Amoruso, Tony Esposito, James Senese, difficile perché hanno studiato, non che questi ragazzi di oggi non studiano, ma la musica è un'altra cosa, la musica è una cosa seria, hai capito? La musica dei grandi musicisti, io spero i Miles Davis, i Pat Metheny di oggi. Cioè, spero che ne nascono tanti di questi ragazzi. I virtuosi della musica, di buttare il sangue sullo strumento, quella è la cosa importante, studiare e credere. Poi, no, non è detto che la musica digitale non sia musica, anzi, la musica elettronica non sia musica, è arte anche quella, però insegniamo ai giovani la musica c'ha una storia. Quindi io spero che resti sempre la stessa. Dopo aver ascoltato il sindaco, come dire, la squadra, lo squadrone al completo dell'amministrazione comunale, incominciando, facciamo un po' la rassegna tra assessori e consiglieri, quindi Silvia di Taranto, assessore al bilancio, beh, le sensazioni di questa sera, Leporano ritorna a vivere con la buona musica, con quella magia della musica di Pino Daniele. Beh sì, siamo riuscite a far partire quest'estate leporanese e lo stiamo facendo con dei grandi artisti, quindi non potevamo dare un via migliore a questa rassegna estiva. Pavone, l'avvocato Filippo Pavone, assessore, beh, insomma, che dire, sono state rispettate, si stanno rispettando le norme anti-Covid, bisogna convivere con questa nuova situazione, ma comunque gustare il piacere dello stare insieme, assaporare tra virgolette la buona musica, ma anche l'intrattenimento. Sì, è detto una cosa correttissima, mi piace vedere che la piazza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, però è gremita. È una estate leporanese, pur se tardiva, fortemente voluta dalla nostra amministrazione per dare alla nostra comunità quel senso di normalità, di vivere comune, di godere un'estate che, pur se con un leggero ritardo, sta partendo, devo dire, in maniera eccellente e brillante.
Elena Galeone. L'estate leporanese è un, come dire, un must di Leporano, inizia la grande. Sì, è un piacere vedere veramente le piazze di nuovo piene, dopo mesi di lockdown vedere il nostro paese senza gente era tristissimo. E questa sera siamo veramente felici di avere tanta gente intorno a noi. Ricordo a chi ci ascolta che domani c'è un evento per bambini al Castello Muscetto alle 19.30. Mi son pazzo. C'è il popolo che mi aspetta, scusate ma darò di qui. Non mi dai sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno. Vincenzo Zagaria, altro assessore ai lavori pubblici, una platea, come dire, eterogenea di tutte le età, proprio per dimostrare che la musica non ha confini, non ha età. Sì, è vero, la situazione è stata gestita nei minimi particolari perché sia dal punto di vista protezione civile, perché vorrei fare un ringraziamento forte alla protezione civile, e sia per quanto riguarda gli steward e la gente che veramente sta partecipando alla grande. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Mi sono pazza e non ci voglio parlare. Franco D'Avanzo, presidente del Consiglio comunale, un modo per stare insieme, il valore sociale di queste iniziative. Buonasera a tutti, sì, stasera è un modo di stare tutti quanti insieme, ci siamo tutti aggregati, siamo tutti qua rispettando le regole anti-Covid. Certo, vedere tutta sta gente è un buon inizio, è andata buona la prima, viva l'estate leporanese! Serena Tardiotta, una serie di appuntamenti dell'estate leporanese, questi quattro previsti, di qualità davvero. Sì, buonasera. Diciamo che la musica è come lo sport, unisce, ed è per questo che stasera siamo qui riuniti, proprio per emozionare il pubblico che c'è, e sono soddisfatta di questo, perché il target della nostra amministrazione è proprio questo, aggregare e creare la giusta armonia. Ma sono pazzo, si sento sta un'armatura, metta tutto a faccio, mi son pazzo, e chi dice che Masanillo poi nero non sia più bello, e non sono meno matto, sono pure diplomato, e la faccia nera non ti più da per essere notato, Masanillo è cresciuto, Masanillo è tornato, Consigliera Angela Presicci, delegata ai servizi sociali, ecco, alle politiche sociali, ritorniamo proprio su questo argomento e il suo, della sua delega, è importante perché ci sono persone di varia estrazione sociale, perché non tutti possono permettersi vacanze fuori, anche alla luce del Covid, così si vive felici in armonia. D'altronde la felicità sta nelle piccole cose. Cosa, infatti, nonostante il Covid ci stia bloccando un pochettino, però nonostante tutto noi cerchiamo di organizzare qualche serata e per stare in armonia tutti insieme, insomma. Maria Lucia Veneri, consigliera delegata agli affari generali, beh, questa Napoli che è capace di prenderci il cuore, di far battere il cuore, di così esaltare i nostri sentimenti, un sud che soffre ma un sud che ha la sua dignità, che ha un cuore grande. Certo, infatti. Oltre a tante bellezze naturali. Sì, paesaggistiche e naturali che abbiamo qui, soprattutto a Leporano, abbiamo la zona costiera e la zona archeologica che è eccezionale.
come lei sa. Sì, abbiamo fatto la scelta, le scelte non sono state casuali, non so se ha visto tutti gli appuntamenti in rassegna, sono tutti rassegna, cioè sono tutti appuntamenti particolari che sono espressione del nostro sud effettivamente, a partire da questo e a seguire, a finire con i Terra Rossa che lei sicuramente conosce. La scelta è stata ponderata. Sì, finalizzata a valorizzare il sud, insomma, e tutte le sue bellezze. Questo leitmotiv. Sì, e tutte le sue bellezze. Sindaco, il bilancio di questa serata, una serata riuscitissima, una enorme partecipazione come dimostrano le immagini appunto girate dall'alto, che dire, una grande soddisfazione perché si è contemperato il rispetto delle norme anti-Covid, ma c'è stato davvero un bagno di folla. Certo, sicuramente una bellissima serata, stiamo assistendo ad uno spettacolo veramente eccezionale, sono contento che ci sia stata una grossa partecipazione di pubblico e soprattutto sono contento che in questo periodo di emergenza anti-Covid la gente sia consapevole che deve rispettare le normative, infatti vediamo tutti che indossano la mascherina e osservano anche il distanziamento, quindi diciamo sono veramente soddisfatto dell'esito di questa serata e quindi ritengo che abbiamo iniziato bene. Quando si inizia bene si va avanti con serenità, con la gioia da parte della nostra amministrazione di aver donato una serata di divertimento ai leporanesi ma anche a tanta gente che ho visto venire fuori dalla provincia.